Cosa vi aspettate dal 2008? Allora, un po' di pace in tutto il mondo, che ce n'è bisogno, un po' di stabilità di governo, speriamo finalmente che si riesca ad avere qualche cosa anche per le persone che non sono ricchissime. Ecco, volevo dire questo. Ah, niente, poi è che vada tutto bene, che non ci siano più guerre, che è una cosa un po' difficile, poi speriamo in bene. I nostri politici finalmente la smettano di litigare fra di loro e quelli che rubano che vadano a casa. Ecco, guarda, questa qui è la cosa. Signora, cosa si aspetta dal 2008? Tutte le cose più belle, naturalmente, la pace e la serenità per tutti. Cosa si aspetta dal 2008? Ci sarebbe tante cose da dire, però così all'improvviso aspettiamo che sia di pace e serenità. Cosa vi aspettate dal 2008? Allora, io per me mi aspetto, che ne so, una vincita, indifferenza se è stato calcio oppure Superenalotto. L'importante è che siano soldi tanti. E mi aspetto mia figlia che vada bene con gli esami. E... Logicamente la cosa principale è la salute. Questa è la cosa principale. Ma io invece spero sì di fare bene i miei esami dell'università, poi magari anche di trovare un qualche lavoro per guadagnare qualcosina in più, per non pesare sulla famiglia, ma per il resto è un po' difficile trovare lavoro ultimamente. Cosa si aspetta dal nuovo anno? Ma dal nuovo anno soprattutto un po' più di pace, serenità e tranquillità della gente. Qui penso che sia la cosa ideale, anche so, qualcuno cercherà magari di avere più soldi, più disponibilità economica. Io penso che la pace, chi non c'ha lavoro riesca finalmente ad ottenere quello che non c'ha fino ad oggi. Da Iesi, Lucia Romiti per Vallesina TV.